Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dall'omelia di San Giovanni Paolo II, giovedì 14 giugno 2001, nella messa e processione eucaristica, nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ecce panis angelorum, factum cibum beatorum, vere panis pilorum. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli. Oggi la Chiesa mostra al mondo il Corpus Domini, il corpo di Cristo, e invita ad adorarlo. Venite, adoremus. Venite, adoriamo. Gli sguardi dei credenti si concentrano sul sacramento in cui Cristo ha lasciato tutto se stesso, corpo, sangue, anima e divinità. Per questo è stato sempre ritenuto il più santo, il santissimo sacramento, vivo memoriale del sacrificio redentore. Ritorniamo nella solennità del Corpus Domini e a quel giovedì che tutti chiamiamo Santo, in cui il Redentore celebrò la sua ultima Pasqua con i discepoli. Fu l'ultima cena, compimento della cena pasquale ebraica e inaugurazione del rito eucaristico. Per questo la Chiesa da secoli ha scelto un giovedì per la solennità del Corpus Domini, festa di adorazione, di contemplazione e di esaltazione. Festa in cui il popolo di Dio si stringe intorno al tesoro più prezioso, ereditato da Cristo, il sacramento della sua stessa presenza, e lo loda, lo canta, lo porta in processione per le vie della città. Lauda Sion Salvatorem. La nuova Sion, la Gerusalemme spirituale, in cui si radunano i figli di Dio da ogni popolo, lingua e cultura, loda il Salvatore con inni e cantici. Inesauribili infatti sono lo stupore e la riconoscenza per il dono ricevuto. Questo dono supera ogni lode, non vi è canto che sia degno. Ecco un mistero sublime e ineffabile, mistero dinanzi al quale si resta attoniti e silenziosi, in atteggiamento di contemplazione profonda ed estasiata. Tantum ergum sacramentum veneremum cernui. Un così grande sacramento adoriamo prostrati. Nella Santa Eucaristia è realmente presente Cristo, morto e risorto per noi. Nel pane e nel vino consacrati rimane con noi lo stesso Cristo dei Vangeli, che i discepoli hanno incontrato e seguito, che hanno visto crocifisso e risorto, le cui piaghe Tommaso ha toccato, prostrandosi in adorazione ed esclamando: «Mio Signore e mio Dio!». Nel sacramento dell'altare si offre alla nostra amorosa contemplazione tutta la profondità del mistero di Cristo, il Verbo e la carne, la gloria divina e la sua tenda tra gli uomini. Dinanzi ad esso non possiamo dubitare che Dio sia con noi, che abbia assunto in Gesù Cristo tutte le dimensioni dell'umano, tranne il peccato, spogliandosi della sua gloria per rivestirne noi. Nel suo corpo e nel suo sangue si manifesta il volto invisibile di Cristo, il Figlio di Dio, nella modalità più semplice e al tempo stesso più alta possibile in questo mondo. Agli uomini ogni tanto che perplessi chiedono: «Vogliamo vedere Gesù?», la comunità ecclesiale risponde ripetendo il gesto che il Signore stesso compì per i discepoli di Emmaus: spezza il pane. Nello spezzare il pane si aprono allora gli occhi di chi lo cerca con cuore sincero. Nell'Eucaristia lo sguardo del cuore riconosce Gesù e il suo inconfondibile amore che si dona sino alla fine. È in Lui, in quel gesto suo,
riconosce il volto di Dio. Ecce panis angelorum, vere panis figliorum. Ecco il pane degli angeli, vero pane dei figli. Di questo pane ci nutriamo per diventare testimoni autentici del Vangelo. Di questo pane abbiamo bisogno per crescere nell'amore, condizione indispensabile per riconoscere il volto di Cristo nel volto dei fratelli. Dell'Eucarestia ha bisogno la nostra comunità diocesana per proseguire nel cammino di rinnovamento missionario che ha intrapreso. Proprio nei giorni scorsi si è tenuto a Roma il convegno diocesano che ha analizzato le prospettive di comunione, di formazione e di missionalità nella diocesi di Roma per i prossimi anni. Occorre continuare a camminare ripartendo da Cristo, cioè dall'Eucarestia. Camminiamo con generosità e coraggio, ricercando la comunione all'interno della nostra comunità ecclesiale e dedichiamoci con amore al servizio umile e disinteressato verso tutti, specialmente i più bisognosi. Su questo cammino Gesù ci precede con il dono di se stesso fino al sacrificio e ci offre se stesso come cibo e sostegno. Anzi, in ogni tempo non cessa di ripetere ai pastori del popolo di Dio: date loro voi stessi da mangiare, spezzate per tutti questo pane di vita eterna. Compito impegnativo ed esaltante, missione che dura sino al compimento dei secoli. Tutti mangiarono e si saziarono attraverso le parole del Vangelo che poc'anzi abbiamo ascoltato. Giunge fino a noi l'eco di una festa che da 2000 anni non ha fine. Festa del popolo in cammino, nell'esodo del mondo, nutrito di Cristo vero, pane di salvezza. Al termine della Santa Messa anche noi ci metteremo in cammino nel cuore di Roma, recando il corpo di Cristo nascosto nei nostri cuori e ben visibile nell'ostensorio. Accompagneremo il pane di vita immortale per le strade della città. Lo adoreremo e intorno a lui si stringerà la Chiesa, ostensorio vivente del Salvatore del mondo. Che i cristiani di Roma, rinvigoriti dal suo corpo e dal suo sangue, mostrino Cristo a tutti con il loro modo di vivere, con la loro unità, con la loro fede gioiosa, con la loro bontà. Che la nostra comunità diocesana riparta coraggiosamente da Cristo, pane di vita immortale. E tu, Gesù, pane vivo, che dà vita, pane dei pellegrini, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella vita dei viventi. Amen.